Ciao a tutti, amici di YouTube, e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a fare stagliate in questa panda, dove l'ultima volta abbiamo cambiato la guinzaglia e il coperchio della punteria. Oggi cambieremo l'olio, il filtro dell'olio, il filtro dell'aria, il filtro della pitafora. Buona visione. Prendiamo due ganci, la molla. Vedete, è molto sporco il filtro. Diamo una soffiata con l'aria per pulire la scatola del filtro. E reinseriamo il filtro dell'aria. Andiamo a sostituire il filtro abitacolo. Andiamo a togliere questa plastica che è incastro. Qui c'è il nostro cassetto che è pure lui incastro. Questo è il nostro filtro vecchio, è sporco, e quando le freccette hanno senso vanno verso il lato dei sedili. Questo è il filtro nuovo, andiamo a inserire. Chiudiamo, mettiamo la plastica, andiamo a scaricare l'olio. La macchina è un po' sporca d'olio perché, come vi dicevo nel video precedente, abbiamo cambiato la connessione del coperchio e la punteria, però dobbiamo lavarla la macchina da sotto. Da sopra è già stata pulita e non perde più. Se volete vedere il video, vi lascio il link in descrizione. Andiamo a montare il filtro dell'olio nuovo. Mi raccomando, un po' di grasso o un po' di olio nel gommino. Come vedete scritto pure qua, non so se si legge, 10-12 Nm, quindi va arrivato con le mani il più che si può e basta. L'olio è molto nero, sicuramente assai che non viene cambiato. Finito di scolare, possiamo rimettere il tappo e lo stringiamo. Bene, rabbocchiamo l'olio e ci sono 3 kg di 5,40. Io vi consiglio questa legna. Controlliamo il livello. Il livello deve essere tra minimo e massimo, ci siamo, perfetto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!